settimane or sono è stata annunciata la partnership tra Fiera Milano nella sua realtà rassegne e congressi e Edis edizioni specializzate. Diamo il benvenuto a Daniela Pitton, Exhibition Manager della Mostra Sicurezza, e a Monica Bertolo, responsabile della comunicazione e marketing di Edis edizioni specializzate. A loro chiediamo di illustrarci i contenuti e gli obiettivi della partnership appena siglata. Buongiorno a tutti, sono Daniela Pitton, sono responsabile da un po' di tempo della manifestazione Sicurezza, mostra con una lunga anzianità, viene organizzata in Fiera Milano. Fiera Milano è particolarmente attenta e sensibile a fare cultura nei settori nei quali promuove le proprie mostre. Nell'ambito di questo, per quello che riguarda tutto il mondo della security, organizza una manifestazione che vuole essere uno dei punti di riferimento per gli operatori internazionali del settore. L'ideale cammino che vogliamo proporre ai produttori e agli operatori in generale di questo mondo è quello di iniziare a parlare di alcuni argomenti che sono di massima attualità. I temi importanti di questa manifestazione sono di sicuro interesse. Andiamo a parlare di sicurezza dei grandi eventi come di sicurezza urbana e cerchiamo di creare degli appuntamenti facendoci aiutare da quelli che sono i partner di riferimento, i media partner di riferimento di questo mondo. Sicuramente il cammino che stiamo intraprendendo con Edis siamo certi offrirà nuovi spunti di apertura di temi che saranno poi fonte di approfondimento nel corso di questi mesi. E per quanto riguarda Edis, diamo la parola a Monica Bertolo. Proprio per riprendere il concetto di fare cultura e business nella sicurezza, Edis si propone come colei che accompagna sia il cliente di Fiera Milano che il visitatore, che poi in realtà sono gli stessi clienti di Edis e gli stessi lettori di Edis nelle sue varie testate, da S come Security, S come Safety, Vigilanze e dintorni, nonché per il web. Quindi questa partnership nasce proprio da questa necessità. Noi sappiamo come in comunicazione sia importante accompagnare coloro che la fruiscono e che ne fruiscono in un tempo lungo, così come è importante integrarla. Quindi il fatto di avere degli appuntamenti tipo quello di Fiera Milano Sicurezza ogni 2 anni o altri appuntamenti che comunque si sviluppano una volta all'anno, poterli poi legare, accompagnare con piani di comunicazione, con sinergie di comunicazione, questo permette di fidelizzare non solo il mercato all'azienda, ma anche l'azienda al mercato, perché il cliente, il visitatore di Fiera Milano, il lettore delle nostre testate ha bisogno di vedere una continuità dall'altra parte, da chi gli propone un prodotto o un servizio, una tecnologia oppure appunto un servizio tipo quello della vigilanza. La presenza costante di un'azienda, di un brand, di una realtà aziendale che propone servizi e tecnologie, poterla vedere nell'arco di 2 anni sicuramente rende molto sicuro il suo cliente, il suo end user, perché si sente certo di questa azienda. Ecco, questa è proprio la finalità, diciamo, fondamentale, oltre a quella di dare contenuti, per cui noi, consapevoli dal momento che oltre a far comunicazione facciamo informazione, perché siamo testate giornalistiche, vedendo nei contenuti di Fiera Milano la sicurezza dei grandi eventi, la sicurezza urbana e le altre tematiche veramente importanti per fare cultura nel business, le abbiamo sicuramente sposate. La prima concreta espressione di questa partnership è rappresentata da Scome Conference and Expo, in programma il prossimo 19 maggio a Fiera Milano City. Ai nostri due ospiti chiediamo di illustrarci le anticipazioni per quello che è possibile dare oggi sui contenuti e sull'organizzazione di questo importante evento. Questo importante evento avrà luogo in Fiera Milano City. È il polo cittadino congressuale in grande fase di sviluppo. È ovviamente nostra parte integrante, quindi il gruppo Fiera Milano è strutturato da varie società che accompagnano completamente il percorso di un espositore o di un visitatore nel suo
di venire. Sicuramente all'interno di questo la parte congressuale ha un peso notevole. Fiera Milano Congressi ospita quindi questo nuovo evento e per quello che riguarda sicurezza sarà identificato con un logo particolare che è Aspettando Sicurezza, proprio per far capire che questa è una prima tappa di un lungo percorso che auspichiamo prosegua anche nei prossimi anni. Infatti, Esse Conference and Expo del 19 maggio in Fiera Milano City rappresenta un'anteprima, un'anticipazione di quello che sarà sicurezza di novembre. E il format stesso lo dimostra, dal momento che non si presenta come il solito convegno, ma si presenta con l'ambivalenza di cultura e business della sicurezza. Quindi, se da una parte abbiamo la parte convenistica, rivista e corretta, dall'altra parte abbiamo una piccola parte expo, che presenta le migliori soluzioni sul mercato. Parte integrante di questa edizione di Esse Conference d'Expo sta proprio nel fatto che è trasversale, quindi non va a colpire e a puntare solo su un settore della sicurezza, ma li abbraccia tutti, per cui alla fin fine sia coloro che si presentano, sia coloro che verranno a visitare, saranno veramente le stesse persone e lo stesso target, gli stessi pubblici di riferimento che saranno poi presenti in Milano, Fiera Milano RO. Importantissimo è sottolineare il format. Si basa anche la parte convegnistica su due parti. La prima, quella di un talk show, dove sei relatori di spicco presenteranno quelle che sono le tematiche più importanti attuali del settore, cercando di presentare gli scenari. Ed è emblematico il titolo di questo talk show, che è I costi della non sicurezza. Nel pomeriggio invece ci saranno 6 best practice. In che cosa consiste questa parte? Consiste nel dare delle soluzioni, nel dare delle testimonianze di quello che è il panorama della sicurezza. Quindi le 6 tematiche del mattino verranno riprese in funzione di soluzioni per il pomeriggio, con naturalmente dei relatori tecnici che ne supporteranno la valenza. Quali saranno quindi le tematiche che verranno sviluppate nell'ambito delle 6 sessioni pomeridiane? Le tematiche che verranno sviluppate e che riprendono proprio gli scenari del mattino sono la sicurezza urbana, la sicurezza dei grandi eventi, la sicurezza delle infrastrutture sensibili, la sicurezza nel posto di lavoro, la sicurezza della proprietà e naturalmente videosorveglianza e privacy. Allora, questi temi saranno sviluppati e approfonditi anche nell'ambito della manifestazione sicurezza. In particolare avremo l'aiuto nell'organizzazione della parte internazionale di un importantissimo partner che è un ufficio preposto al counter terror e a tutta la gestione della sicurezza dei grandi eventi, un ufficio delle Nazioni Unite, l'ufficio UNICRI. E con loro cercheremo di creare delle opportunità di business e dei momenti che dimostrino come la collaborazione tra settore pubblico e settore privato per cercare di creare la sicurezza di grandi eventi o sicurezza urbana è importantissimo e rende semplice la gestione anche di momenti molto critici. Verranno portate esperienze internazionali sia da paesi europei ed extraeuropei e cercheremo proprio di far sì che anche i nostri espositori possano trovare nell'interlocutore che è seduto al tavolo dei momenti poi di inizio di attività di business, quindi i relatori saranno a loro volta decisori di acquisto. Al pomeriggio verranno create delle agende di incontro nei quali aspettiamo che gli espositori possano trovare veramente un'opportunità nuova di relazione. Proprio grazie a questa coincidenza delle tematiche fra le due manifestazioni, Esse Conference ed Expo è a tutti gli effetti l'evento anticipatore della mostra sicurezza in programma a novembre a Milano RO Fiera. Nel frattempo vi invitiamo a partecipare il 19 maggio a Fiera Milano City a Esse Conference and Expo e a restare aggiornati sulle novità che di volta in volta verranno annunciate visitando il sito www.securindex.com.